8 fondatori del simposio dei Lambruschi, più le 35 aziende del territorio, tutti riuniti per la seconda edizione di Tobi Lambrusco, ospitata nel castello di Levizzano Rangone, presso Castelvetro di Monte. Gianalfonso Roda, presidente dell'Enoteca regionale dell'Emilia Romagna, alla manifestazione Tobi Lambrusco per rilanciare il Lambrusco, ma intanto per valorizzare la produzione di tutta la regione anche all'estero. Il Lambrusco si sta rilanciando da solo, anche perché è un vino molto attuale, un vino che oggi si sposa bene con un'alimentazione moderna, che quindi vuole anche vini con una gradazione alcolica leggermente più bassa. È un processo di crescita qualitativa importante, che quindi fa sì che poi ogni volta che si fa assaggiare il Lambrusco si abbia sempre di fronte all'interlocutore un stupore di essere di fronte ad un vino di qualità, è un vino molto piacevole, un vino da bere in compagnia. Alberto Fiorini, presidente del simposio dei Lambruschi, organizzatore della manifestazione Tobi Lambrusco, parliamo dell'anteprima vendemmia 2012, com'è andata questa vendemmia del Lambrusco? Ma la vendemmia 2012, come la vendemmia in tutta Italia, la maggior parte dell'Italia, è stata, diciamo, più scarsa del solito, soprattutto nella zona collinare, appunto, dove abbiamo avuto dei cali fino al 30%, mentre invece la zona pianeggiante, la zona del Sorbara, ha avuto cali un pochino più ridotti, intorno al 10%. Però la cosa importante è che effettivamente è stata una qualità media delle uve e sono arrivate in cantina molto 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 buone. Francesco Gibellini, Tenuta Pedersana, voi siete uno degli 8 soci fondatori del simposio del Lambrusco. Sì, è una cosa che abbiamo trovato fosse necessaria qualche anno fa. E ci siamo trovati proprio fra colleghi, anche amici, non solo colleghi, e abbiamo pensato che fosse il momento di investire insieme in un progetto comune volto a valorizzare le piccole produzioni di alta qualità che nella nostra zona ci sono, ma che nel mondo ancora pochi conoscono. Veronica Vandelli è l'unica donna aderente al simposio dei Lambruschi. Esatto, l'unica donna che si fa forza in mezzo a un sacco di uomini, ma insomma cerchiamo di fare comunque sempre un prodotto che poi piace sia poi alla fine agli uomini che alle donne. Sandro Cavicchioli è un'azienda prestigiosa che quest'anno ha vinto numerosi premi. Certamente. Quest'anno ci possiamo vantare di aver vinto il 3 bicchieri sulla guida del Gambero Rosso, 5 grappoli sulla guida 2000 vini, con il Rosé del Cristo che vedete qui, uno spumante di metodo classico di Lambrusco di Sorbara, sono stati presi 2 bicchieri rossi sulla guida sempre del Gambero Rosso, e un bel premio internazionale, medaglia d'argento a Lione per l'effervescent du monde. Luca Bignardi, responsabile commerciale dell'azienda Ceci a Parma dal 1938. Intanto il vino base qual è? Allora, noi, come tutti presenti a questa rassegna, siamo produttori di Lambrusco e apparteniamo alla zona di Parma, quindi noi come vitigne, come uve, usiamo Lambrusco Maestri e Lambrusco Marani come due tipologie di uve che ci fanno sono uve che alla fine vengono utilizzate per la produzione dei nostri due vini, diciamo, principi nel Lambrusco, che sono il Terre Verdiane e l'Otello.